In questi due giorni sulle Marche siamo stati all'aeroporto di Ancona, a Falconara e all'Interporto, nonché questa mattina al porto. È chiaro che c'è un modello logistico da potenziare, in parte da ricostruire. Il governo mette a disposizione i prototipi tecnici, le proprie risorse e le proprie società, come Merci Italia, ma come Rete Ferroviaria Italiana e ANAS. In questo momento le priorità sono l'ultimo miglio, il collegamento finalmente alla rete ferroviaria e alla rete stradale del porto di Ancona, riuscendo a bypassare quello che è il centro abitato di Ancona, ma anche il potenziamento del sedime portuale con un nuovo piano regolatore che possa consentire nuovi spazi per un utilizzo molto maggiore di questo scalo, che potrebbe servire sia per gestire le autostrade del mare sull'Adriatico e poi per riuscire a approfittare dei cambi geopolitici nelle aree dei Balcani e dell'Est Europa, che potrebbero portare nuovo traffico proprio sulla sponda orientale del paese. Per noi è fondamentale poi dare una continuità territoriale. Il governo l'anno scorso ha garantito alle Marche degli strumenti, proprio quasi come fosse un'isola isolata, per potenziare l'aeroporto e i voli, ma noi vorremmo in prospettiva riuscire a creare infrastrutture in grado di consentire agli anconetani e ai marchigiani in generale di potersi muovere liberamente sul territorio nazionale con delle autostrade e delle ferrovie degne di questo nome. Su questo c'è un grande piano di investimenti, ci stiamo coordinando con le autonomie locali e con la regione proprio per programmare tutti gli interventi nei prossimi anni.